senatore Fausto Orsomarso, che è presidente dell'Intergruppo parlamentare per la prevenzione e il controllo delle malattie infettive. Allora, uno dei temi al centro dell'evento di oggi è la resistenza antimicrobica. Allora, che strumenti abbiamo oggi per rispondere a questa emergenza? Ma da parte nostra, intanto, io sono capogruppo in Commissione Finanze, non mi occupo di sanità, però presiedo questo intergruppo perché la comunità scientifica, nello specifico il professor Falcone, che è direttore, diciamo, scientifico di una comunità scientifica importante che compone il lavoro dell'intergruppo, stimola l'attività del Parlamento, in questo caso nostro, di questo intergruppo. Non ne hanno bisogno ovviamente il ministro Schillaci e il sottosegretario Gemmato, ma a porre grande attenzione politica. L'attenzione politica significa comprendere quali sono le esigenze di modifiche legislative importanti per combattere questa antibiotica resistenza, fare un benchmarking a livello mondiale europeo, diciamo, di buone prassi e provare dal nostro punto di vista, perché poi come italiani ci scordiamo spesso velocemente le cose, a tenere alta l'attenzione, quindi sia sul piano nazionale, ma penso anche sulle diverse regioni, perché c'è il rischio di un ritorno, insomma, o comunque la comunità scientifica certifica per i futuri prossimi 50 anni il tema delle malattie infettive. L'abbiamo, diciamo, avvertito e scoperto drammaticamente col Covid, resta uno dei temi centrali. Allora questo è quello di cui la politica si deve occupare, in questo caso il nostro intergruppo, lavorando sia lato finanza, quindi col MEF, perché poi servono gli interventi che vanno a ricercare risorse per coprire alcuni interventi anche di lavoro con le case farmaceutiche, allo stesso tempo lato diciamo comunità scientifica, offrire tutti gli spunti, gli strumenti, perché il pubblico e penso anche il privato accreditato debbano andare in questa direzione, che ci rappresenta come frontiera di rischio futuro tremendo, insomma, non ti verrebbe manco di parlarne, però è così, quindi la politica deve stare sul pezzo delle cose. I dati sicuramente, senatore, rivestono un ruolo centrale per fare una pianificazione, una strategia efficace. Sì, i dati non vanno sottovalutati, anche nel convegno di oggi si dibatteva e si tracciava una linea che alcuni ricercatori, insomma, hanno già sottolineato, cioè la pandemia da Covid era una roba che era stata prevista, e era stata inserita addirittura nelle pianificazioni, diciamo, dei piani pandemici, eppure siamo stati impreparati perché non avevamo le mascherine, impreparati perché non avevamo diciamo le macchine per ossigenare, insomma i dati servono a questo, serve a mettere attenzione, quindi anche maggiori risorse su pericoli futuri, che vale per i terremoti se si parla, insomma, di altri campi, e quindi noi dobbiamo essere più europei in questo senso, va tanto di moda, insomma, l'organizzazione di questa nuova Europa come italiana, e quindi ascoltare questa comunità scientifica e anticipare ritardi storici di un'Italia che è stata come limite, insomma, troppo burocratizzata. In questa troppo burocratizzazione con la responsabilità non la trovi mai, no? Ci siamo ritrovati senza avere strumenti adeguati per combattere una pandemia, e all'italiana abbiamo detto non è colpa di nessuno. Qui si tratta invece di mettere in campo l'attenzione di chi ha responsabilità, per quanto riguarda il nostro ruolo di parlamentare a fianco a un governo che è molto attento anche sulla sanità, i dati restano, diciamo, l'elemento centrale per pianificare le cose.